Davvero felice, io sono Ludovico Baldessin, Chief Operating Officer di Edra, sono davvero felice di essere qui in una delle sessioni, forse la sessione più importante della AI Week. Perché? Perché sapete benissimo che la maggior parte dei paesi occidentali ha la più grande fetta di prodotto interno lordo investita in salute. I dati stanno esplodendo, ma soprattutto stanno esplodendo i dati di salute. Nel 2017, in un solo anno, abbiamo prodotto più dati di salute che nell'intero secolo scorso. E sono l'ambito su cui c'è una crescita più esponenziale di informazioni. Non è un caso che anche l'Unione Europea, nella recente EU Data Strategy, abbia proprio individuato la salute come uno dei temi chiave per sviluppare tutto il mondo dei dati. E chiaramente è grazie ai dati che tutta quella che è l'intelligenza artificiale cresce e si sviluppa. Sono quindi davvero lieto di essere qui con un parterre eccezionale di ospiti per discuterne oggi e vorrei iniziare a dare il benvenuto a Raffaella. Raffaele, scusate, Raffaele, mi sono perso. E stanno arrivando tutti? Bene, allora. No. Allora, diamo il benvenuto. Allora, se io seguo l'ordine qui, innanzitutto a Marco Grespigna, CEO di Think Forward Group. Eccoci, buongiorno, buona mattina e grazie dell'invito. A Monica Faganello di Farmaiuto. Buongiorno, un piacere essere qui. Alice Zilioli di Roche. Buongiorno a tutti anche da parte mia, grazie Ludovico, grazie agli E poi organizzatori. ecco anche Max Brigida di Buongiorno a ABA. tutti. Allora, vorrei subito iniziare chiedendo ad Alice un suo punto di vista. Alice lavora in una grandissima azienda che non ha bisogno di presentazioni, un'azienda che però forse non tutti sanno che sta innovando tantissimo nell'ambito della salute, non solo in termini di terapie, tra virgolette, farmaci, ma in termini dal punto di vista di diagnosi con delle soluzioni avanzate. Da punto di vista anche di tecnologie, ma soprattutto Alice negli ultimi anni ha creato in Roche Italia un cantiere, Roche Health Builders, proprio per aiutare a sviluppare e costruire delle start-up e delle soluzioni innovative, tra cui anche quelle di intelligenza artificiale. E proprio anche su una di queste, Pechai, è stata un po' il mentore, quella che l'ha fatta crescere. Quindi Alice, la prima domanda è per te. Qual è la crescita che vedi dell'intelligenza artificiale nel mondo della salute e la tua esperienza sul campo? Benissimo, di nuovo buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, l'esperienza di Roche, come hai anticipato tu, è in costante crescita nell'ambito dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Lasciami fare la premessa che, diciamo, in ambito farmaceutico, come hai detto tu, l'intelligenza artificiale è in costante crescita, ma sicuramente è uno degli ultimi settori rispetto ad altri settori industriali, quello del farmaceutico. Quindi stiamo veramente apprezzando quello che possono essere i benefici concreti che l'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale possono portare al sistema e ai pazienti. La nostra visione fondamentalmente in questo momento, il beneficio che stiamo concretamente vedendo dell'applicazione di questo, insomma, degli strumenti di intelligenza artificiale vanno su tre asset principali: quello dell'accelerazione della ricerca e sviluppo di nuove molecole o riapplicazione di molecole esistenti, quindi siamo nell'ambito della ricerca clinica. Per darvi qualche dato, tenete conto che un gruppo come Roche, che è uno dei primi gruppi a livello multinazionale nell'ambito farmaceutico, reinveste più del 20% del fatturato in ricerca e sviluppo. Secondo asset è quello dell'efficientamento dei flussi operativi, per cui fondamentalmente l'intelligenza artificiale ecco che va a efficientare la presa in carico del paziente dentro e fuori i punti di cura, quindi il classico approccio ospedale-territorio, efficientando questa presa in carico. Terzo blocco, fornire delle risposte molto concrete ai clinici, ed è in questo in particolare ultimo asset dove stiamo vedendo la maggiore applicazione, perché fornire delle risposte rapide ai nostri stakeholder principali, che nel nostro ambito ovviamente sono tutti gli operatori sanitari, clinici in primis, ma poi tutto il team multidisciplinare che ruota attorno alla presa in carico del paziente, è un elemento molto importante, perché consente loro di dare delle risposte veloci, delle decisioni, efficientargli il tempo e quindi liberarlo per altre attività. In questo particolare asset c'è un'interrelazione ovviamente uomo-algoritmo, dati alla mano e sappiamo anche in evoluzione non supererà mai il 35% ovviamente della centralità dell'uomo, come sappiamo molto bene, però stiamo cominciando ad avere le prime
concrete evidenze ed esperienze che questi algoritmi stanno funzionando nella presa in carico. Facevi qualche cenno, facevi anche il cenno dell'aspetto, diciamo, dell'innovazione aperta. Ecco che anche in quest'ambito ovviamente abbiamo utilizzato la leva dell'open innovation per cercare di capire come attingere a soluzioni che possano concretamente aiutare ovviamente clinici e pazienti in questo ambito. Un esempio ci arriva, come citavi tu, da una delle startup che ha partecipato al nostro programma, PeChai, l'AI finale già indicativa dell'utilizzo dell'algoritmo delle loro soluzioni. Di fatto noi insieme a loro abbiamo reingegnerizzato, lasciami dire, un prodotto che loro avevano in portfolio per la ricerca clinica e lo abbiamo in qualche modo rimesso sul mercato per rispondere a delle esigenze durante il periodo pandemico. E quindi abbiamo progettato questa soluzione che poi insieme abbiamo registrato a Medical Device, che è Smart Health Companion, che sostanzialmente si compone di un applicativo per i pazienti con un assistente virtuale che empatizza con i pazienti, e quindi per semplificare molto questo assistente virtuale funziona nel momento in cui c'è una raccolta strutturata di una mole di dati importante. Assistente virtuale che poi stiamo verticalizzando nelle varie aree di disease, si chiama COCO per l'oncologia, si chiamerà Lidia, stiamo per lanciarlo anche in area epatocarcinoma. Questo assistente virtuale, empatizzando con il paziente, raccoglie dei dati, riesce in qualche modo a restituire alcune informazioni e al contempo la soluzione prevede che il clinico a distanza riesca a tenere monitorato il paziente ed eventualmente, ove necessario, torno al tema di qui sopra, efficientamento dei flussi, pianificare una televisita, pianificare un telemonitoraggio, e quindi di nuovo c'è un tema di efficientamento. E poi abbiamo anche altre esperienze internazionali, ma magari te le racconto nel corso di questa chiacchierata. Volentierissimo. E allora a questo punto mi piace anche coinvolgere Max Brigida, che è co-founder e CEO di Add-on Cloud, proprio perché Alice stava andando a evidenziare quanto delle dinamiche relazionali, in questo caso con dei pazienti, possono essere abilitate positivamente dall'intelligenza artificiale. Max, tu hai lavorato estensivamente su tantissime applicazioni di intelligenza artificiale, soprattutto in una logica di conversational marketing platform. Da questo punto di vista, qual è la tua visione complessiva, visto che hai toccato tanti settori e visto anche che il mondo della salute, come sappiamo, è molto normato e anche quindi anche per questo motivo un po' più refrattario a un'evoluzione veloce. Quali prospettive vedi, soprattutto anche su un ambito che forse è meno complesso rispetto a quello dei farmaci ad alta specializzazione, quindi quello anche consumer healthcare? Sì, grazie per l'assist. Vorrei anche ringraziare Alice, perché quello che ha detto sul terzo punto, sugli assistenti virtuali, è la pura verità. Io parto un po' dai dati, essendo un marchettaro, mi nutro di dati. Quindi oggi le conversazioni fra persone sono diventate tutte conversazioni digitali. Basta pensare che ci scambiamo più di 100 milioni di messaggi. Di messaggistica oramai sono diventate sempre più usate, quindi c'è una natura fra gli uomini, fra le persone, fra gli esseri umani di comunicare. Le conversazioni diventano... Scusa se ti interrompo, c'era una bellissima frase del Clutterin Manifesto, non so chi se lo ricorda, i mercati sono conversazioni. Mi hai anticipato, andavo proprio a parlare del Clutterin Manifesto, che era... Le comunicazioni sono relazioni e le relazioni sono conversazioni. Quindi le conversazioni oggi sono aiutate dalla voce, quindi anche da assistenti virtuali, come diceva Alice, ma noi abbiamo aggiunto assistenti virtuali multimodali, perché oggi non solamente si interfacciano con gli usuari, gli user, di una forma di screen e testo, ma anche attraverso il riconoscimento di emozioni. Cioè oggi gli assistenti virtuali sono così sviluppati che possono arrivare a riconoscere le emozioni di qualcuno che sta parlando. Se qualcuno dice in un tono un po' più arrabbiato che la visita, magari parlando del mondo farmaceutico, o il prodotto che ha riservato in farmacia non è quello ovviamente che ha chiesto, magari l'assistente virtuale può arrivare a capire che questa è una sensazione di
essendo anche arrabbiato o non contento, può rispondere in un modo invece che un altro. Quindi a livello di comunicazione è ovviamente per noi è grandioso. Cioè, il marketing si nutre di dati, così come si nutre l'intelligenza artificiale di dati. L'intelligenza artificiale senza dati ovviamente non può esprimere tutto il suo potenziale. Questo è un po' a 360 gradi, no? Noi nel marketing siamo un po' a 360 gradi e funziona perché l'essere umano oggi conversa. Dobbiamo capire che i brand, le marche, devono iniziare a comunicare anche esse con i propri utenti attraverso assistenti virtuali. E nel mondo farmaceutico è molto interessante perché ho amici farmaceutici, nonché mio fratello lavora là dentro, un mondo divertente, fra virgolette, lo chiamo io. Quello che voglio far capire è che noi non vogliamo togliere, magari poi ne parlerà anche Marco sicuramente, il lavoro del farmacista, ma noi vogliamo aiutare il farmacista a svolgere meglio il suo lavoro, empower, no? Come dicono gli inglesi, il suo lavoro. E questa è un po' la paura che ci dicono, che mi dicono in tanti, ma l'intelligenza artificiale toglierà tanti posti di lavoro. Prendo qualcosa che ho letto sul World Economic Forum, che dice che al 2025 85 milioni di posti di lavoro saranno sostituiti dall'intelligenza artificiale. Però nessuno parla che 97 milioni di nuovi lavori saranno creati dall'intelligenza artificiale. Basta pensare, magari Alice lo sa, loro internamente sicuramente avranno un conversational designer, che diventa a tutti gli effetti un architetto dei flussi comunicativi degli assistenti virtuali. Questo è un lavoro che sta prendendo piede da quando, insomma, sono nate le conversational platform e da quando noi abbiamo capito che la conversational platform senza marketing dietro, cioè senza prendere in pasto tutti quegli elementi, quegli interessi, quelle cose che piacciono agli utenti, andarle a dividere in una serie di gruppi e andare a comunicare il messaggio giusto al momento giusto. Questo è fondamentale per i marketer, quelli romantici come me, che non vogliono assillare i potenziali clienti di mail e di informazioni, comunicazioni che non servono all'utente, ma servono all'azienda. Grazie Max, interessantissima riflessione e fatemi fare anche una notazione. Qualcuno di voi si ricorda anche John Ladd, che fu il fondatore del luddismo. Durante la rivoluzione industriale inglese distruggevano le macchine perché, industriali, stiamo parlando dell'Ottocento, perché rubavano lavoro agli uomini. Quello che abbiamo vissuto nei secoli sono stati periodi di grandissime trasformazioni, ma abbiamo visto che l'uomo ha saputo sempre generare un valore importante. E anche adesso c'è una discussione molto forte, anche su una polarizzazione tra intelligenza artificiale e intelligenza emotiva. L'aspetto relazionale è un aspetto